Abramo esce e va per la sua terra perché Dio comincia a parlare all'uomo. Ora siamo nello stesso punto, nel momento opposto, e tutto quello che è accaduto allora sta accadendo ora. Abramo, ora sono io. Abramo viene ab er amo, da romano Amodeo, e il vero padre che sta in Abramo sta in suo padre, che si chiamava Tera, Tera, proprio tu, Ra, romano Amodeo. Tutto è scritto in segni. In quel momento arrivano tre dal cielo e vanno a parlare ad Abramo e gli dicono: abbiamo saputo che su questo mondo succedono cose terribili, dobbiamo decidere se farlo fuori o no. È quello che ci si chiede oggi l'uomo, se il 21-12-2012 sarà la fine o cosa cavolo sarà. Ebbene, che cosa succede? Una vera e propria trattativa tra questi tre che vogliono distruggere se non trovano 50 saggi. Una trattativa che porta poi Abramo a dire: ma se sono alla fine 10, no, se ne trovo 10, il mondo io lo salvo. E vanno a Sodoma. Sodoma è una città pervertita che se la convertiamo diventa Amod OS, Amodeo Salvatore o Signore, e sono sempre io. Questi tre, che sono quelli che sono venuti dentro di me, sono in un mondo che rischia di sodomizzarli a Sodoma. E è la condizione che sto vivendo io ora in questo mondo, in cui l'ambiente cattolico nel quale io vivo e al quale io vorrei dare un enorme contributo, quello che è richiesto dal Papa, mi blocca in questo contributo. E studiando per bene che cosa può rubarmi, mi fa cantare nel coro, mi lascia i piccoli spazi che secondo la loro intenzione possono rubare alla mia iniziativa. E mi prendono per i fondelli. Questo è quello che sta accadendo realmente. Bene, i tre furono difesi da Lot, che si comportò da super. E io in ciò vedo il super Enalotto che difenderà il mio valore di profeta, perché profetizzando io che lo vincerò, dimostrerò che si attua quello che io dico e di conseguenza che sono quello che io dico, ma non per merito mio. Io non potrei umanamente attuare quel movimento delle palline, a meno che non sia un disegno e io non l'abbia analizzato esattamente in queste cose scritte e descritte così in relazione alla Bibbia, in relazione proprio a me. Solo se proprio io sono quei tre che sono a Sodoma e rischiano di essere sodomizzati e che sono invece difesi da Lot. Perché cosa succede se io sono difeso da Lot, validamente da Lot? E che conosciuto finalmente che io sono il profeta, la sodomizzazione finisce. Ma non bisogna guardarsi indietro. Chi si guarda indietro guarda solo come la moglie di Lot e diventa una statua di sale. Statua di sale, solo in italiano che statua di sale rivela la sua verità, scritta nella Bibbia. Statua a Salè, statua, statu a Salè, Salerno, tu stai a Salerno, io sto a Salerno. La statua di Salè è un ritornare alle mie origini misere e non a quel Saronno in cui io ora sono e in cui io sto per vincere. Non bisogna tornare indietro a Salerno, perché ora è il momento di Saronno. Saronno, Shalom. Saronno, la città del monti, fatto santo di Dio proprio di recente. Quella Saronno che sta nel Varesotto in cui, proprio 2 giorni fa, sul sacro monte, Monte Santo di Dio, il vento
quello di Wojtyła ha portato via una cosa fatta da Wojtyła, un suo segno. E cosa credete che sia anche questo, se non la presenza di Wojtyła con le sue intenzioni, espresse il 14 di novembre del 2000 e del 1998, ossia 12 anni fa. Wojtyła voleva portare lo Spirito Santo della verità di Dio su questo mondo, espressa da un filosofo. Stava cercando di evocare realmente la realtà dello Spirito Santo nella bocca di una che la dicesse come la mia. Io non sono Dio, lo vedete, io sono un fantoccio, io sono una forma, sono un personaggio che non esisto in me, se non all'interno di un disegno che vi ho spiegato com'è, è essenziale. Questa che vedete è solo una forma. La mia consistenza è l'insieme dei valori numerici che esistono e che io sto trasformando in linguaggio che vi sto comunicando. Io sono la verità e la vita, ma non per la forma che io ho come soggetto, per quella entità che sta nella mia parola, che poi è la stessa di Gesù Cristo. Questo voleva evocare il Papa. Ma io, avendolo fatto per 12 anni ed essendo stato per 12 anni sodomizzato nel mio tentativo, ora sarò difeso, perché 12 anni di fallimento da parte dei 12 significa il non plus ultra, significa che Dio entra pesantemente in azione nella sua persona e finalmente fa le cose incredibili e straordinarie conformi a questo disegno, se questo è il disegno. E noi stiamo verificando proprio se è vero che questo è un disegno oppure no. Perché se questo non è un disegno, non sono le cose contenute nel disegno. Io sto farneticando con la mia mente se vi dico conosco il disegno perché do l'interpretazione giusta ai fatti che sono accaduti in relazione a quanto di divino sta accadendo in me. Io sono un profeta semplicemente se tutto l'insieme finalmente si manifesta in me, altrimenti sono un falso profeta. E qui però si gioca tutto, perché tre giorni prima di questo 14 c'è stato l'11 settembre. E cosa credete che sia accaduto di formidabile l'11 settembre? Già una volta Dio ha preso in mano il destino, perché con i 12 che non volevano assolutamente portare avanti il discorso del Papa, perché? È perché la religione diveniva una banda di traditori, come Bin Laden, e attaccava la roccaforte, le due roccaforti di Dio, la fede e la ragione, che il Papa Wojtyła voleva sollevare. Ebbene, l'11 settembre, dei fedeli, ma di una fede stravolta, hanno mosso l'attacco alle due torri dell'uomo. E questo è stato il segno di Dio che dice: ma vi rendete conto di quanto timore avete quando è attaccato l'uomo? E perché voi attaccate Dio? Perché voi attaccate le due torri di Dio? Voi proprio cattolici, cristiani, voi che avete il Papa che vi dice cercatelo e chi lo farà sarà aiutato. Perché gli andate contro? Perché fallite come 12? Quando proprio il Pietro vostro vi dice cosa dovete fare. Questo è quello che è accaduto. Io ho già visto l'11 settembre Dio entrare in azione e tre giorni dopo assumerà una nuova forma di azione. Questa volta non vi mostrerà più disastri, vi mostrerà semplicemente che finalmente ha deciso di prendere in mano le sorti del suo personaggio. Perché io non sono il personaggio di me stesso, sono un personaggio come il vostro, ma Dio lo sta usando per portare avanti la sua presenza reale, dei suoi valori in questo mondo.
sotto il profilo del padre stavolta, non quello del figlio. Quello del figlio serviva a portare Dio a livello dell'uomo, ma occorre la novità. Occorre un padre che si carichi realmente di tutto il peccato del mondo e lo vanifichi, lo annulli. Non come il figlio che lo perdona. No, lo spazza proprio via, come mai esistito, dicendo che guardate, non avete colpa voi. Io ho voluto tutto questo. Non è Don Abbondio e Don Rodrigo e tutti gli altri che esistono nei Promessi Sposi. Non sono loro che l'hanno voluto. Io ho voluto che lo volessero. E così ecco voi, io voglio che vogliate tutto quello che volete, perché io sono l'unico, il solo ente che vuole in maniera libera. Voi potete volere solo in modo condizionato. Ebbene, vedremo se questo è vero. Vedremo se questo è finalmente il momento che Dio assume il Superenalotto come la difesa. Ma io dico di sì, perché proprio la Bibbia che dimostra che al momento iniziale fu Lot a difendere i tre che scesero per vedere se c'era un mondo da distruggere oppure no. Ma io ho visto scritta, descritta nella Bibbia, nella Sacra Bibbia, l'avvento di Dio in me. In Genesi 38, laddove Genesi significa quello che significa, Genesi 38, è l'anno 38 della data di nascita mia. In Genesi 38 si parla della Genesi di Gesù, nel momento nel quale egli prende forma nel figlio di Giacobbe, che sarebbe stato il suo erede, ossia in Giuda. C'è la storia di Giuda. Giuda aveva un figlio che si chiamava Er, la R di Romano, che viene fatto sposare a Tamar, ma poi Giuda muore. Viene data in sposa al fratello, ma muore anche lui, perché Dio lo uccide perché non voleva dare un erede al fratello e spruzzava fuori, da cui onanismo. Rimaneva l'ultimo figlio, ma era giovane. Abramo dice, Giuda dice, ma questa porta sfortuna. Senti, torna da tuo padre, che il bambino è troppo piccolo. Quando sarà in età da marito, faremo questo matrimonio. E poi arriva l'età e lui se ne dimentica. Giuda rimane vedovo. Allora Tamar, che vuole dare un erede allo sposo Er morto, cioè che c'è ma non c'è, come me, io ci sono ma non ci sono, decide di legarsi al vero padre. Il vero padre di Er, che non c'è, è il padre che c'è, è Giuda. E gli si presenta come una prostituta. Lo costringe a avere un rapporto con lei. Quando apprendono che è nato un figlio, lei riesce a dimostrare che il padre è Giuda e allora è perdonata. E quando arriva il momento di nascere, ecco due gemelli. Dal sesso di Tamar uscì una mano. Fu cerchiata immediatamente di un filo scarlatto dalla nutrice, che disse: questi è colui che è nato per primo. Poi la mano si rientrò nel sesso e uscì un bambino senza la mano cerchiata di rosso. La nutrice disse: ma come ti sei aperto strada? Infatti dopo uscì chi era per primo. E questo è il segno che quel Gesù, nato da un padre putativo come Giuseppe, sostituito dal vero padre di Gesù, lo Spirito Santo, nasce prima come figlio, ma viene dopo, perché chi nasce veramente prima del figlio è il padre. E il padre è romano, ro come chi, ro, Cristo, come il 10, ro, Cristo. Beh, lì è descritta per filo e per segno